Allora, come potete vedere, siamo arrivati alla fine di Seregno. Sono orgoglioso! Comunque un'oretta dovremmo farcela. Valutiamo. Magari prendiamo il tram. Ragazzi, siamo profondamente fuori forma. Madonna, Chris. Che cazzo abbiamo fatto? Ma facciamo un passo indietro. Sì, 10 anni dopo. Praticamente noi ci siamo svegliati un giorno, abbiamo deciso di fare una camminata da Seregno, che è dove abitiamo entrambi, al Duomo di Milano. Erano tipo le 8 del mattino, ci siamo svegliati, io ho scritto: Chris, cosa facciamo, andiamo? Non era organizzato come d'altronde si vede. Sì. Quella mattina lì le stelle si sono allineate, possiamo dire, zainetto veloce, zainetto veloce e partiti. E dunque beccatevi sto video fatto male. Ciao! Los Pasajeros! Allora, come potete vedere, siamo arrivati alla fine di Seregno. Ci abbiamo messo ben un'ora. Sì, esatto, perché abbiamo fatto dillo, dai. Abbiamo fatto un pit stop. Abbiamo fatto sosta al velo, la calcolazione. Mi ero stato dietro, ma non si stoppa più. E perché non l'avevo mai usato? Ho mangiato. Robe ciccione. Robe ciccione. Il prossimo aggiornamento? Non lo sappiamo. Ciao. Stoppa. È importantissima. È importante, sicuramente conteneva delle arance. Ah, in tasca, se al pubblico interessa, ho un rasoio. Vediamo. Perché secondo me un uomo non dovrebbe mai uscire senza un rasoio. Ti vedo già un po' più magro. Spero di no. Oh. Di che sei orgoglioso? Sono orgoglioso! Bravo. Grazie. Sentiamo uno strano dolorino alle gambe. In quel periodo non camminavamo per un cazzo. Era un periodo in cui eravamo tipo pieni di esami. E eravamo sedentari. Oh, studio. Esami, studio, roba del genere. Il moto non era cosa nostra, diciamo. No. Non eravamo per niente abituati. Avevo anche delle scarpe nuove che mi facevano. La smetti di cambiare sta cazzo di maglietta? Abbiamo raggiunto 5.000 passi, signori, proprio in questo istante. Fare... Per ora andiamo, altri 5.000 li facciamo tranquilli. No, Teo. No. No. Speriamo davvero, vecchio mio. Cavalli. Tipici, tipici di Desio. Adesso per di là, ancora qualche metro, e arriveremo a McDonald's. E ha una cosa importantissima per McDonald's. Ha un bagno. Esatto. E cheeseburger. Tante cheeseburger. Eccoci qua. Stop fatto. McDonald's di Desio fatto. Che tra l'altro ho appena aperto il McDonald's. Che cazzo ne so. Ok. Guarda, ti legge. Le bici. Ci fottono quelli. Ci fottono. Fottiamo le bici. Ok, a questo non potete assistere purtroppo. Nel prossimo video saremo in bici probabilmente. O loro avranno tutti i nostri averi e... perché avranno vinto. No, se ne stanno andando, hanno capito. Vabbè, prossima tappa non ce l'abbiamo, mi sa. Esatto. Ah, siamo anche alla fine di Desio. Sì, no, guarda, no. C'è il cartello. Non per fan. Spero che si veda, Tra poco comincia l'ombra. E da qui in poi dovremmo farci in teoria 4 ore e mezza. No? Senza sosta. Senza sosta. Speriamo di trovare un altro mecca. Sì. E sono 10.000, urlalo! 10.000! Il piccione che mangia. Piccione, piccione, aspetta. Mangio? Che cazzo stai facendo? Che cazzo fa? Guardiamo, cosa mangia? Zoom, zoomiamo. Cosa mangia? Cazzo fa? Ma come si muove? Cosa che fa? Secondo me sta mangiando i suoi figli. Ho questa impressione. Cacà! Cacà! Siamo tutti perché sei un assassino di pennuti. Io smentisco tutto comunque. Tu smentisci? Alle telecamere, sì. Vuoi smentire? Allora, eccoci qua. Ma quanto schifo. Documentiamo sta cosa. Aspetta, no, c'ho la cosa. E luce fu, eccoci qua. Cioè, e tu pensa che questo è un fiume. Di solito. Stiamo mandando a puttane tutto. Ha ragione, vecchio mio. Abbiamo bisogno di fermarci un attimo perché abbiamo... la pianta è del spenta. Piede
No, perché qui c'era una fontana spastica, che sarebbe questa. Vi faccio vedere come sarebbe tutto questo. Allora, ma che bello. Praticamente l'acqua esce da tutte e quattro le bocchette, questa qua è chiusa, da tutte e tre le bocchette, poi scende qua e forma un laghetto. Ma che bello. Oh, ci sono bello i gelini, laghetto. Eccoli qua, guardali qua. Aspetta che ti lancio dentro qualcosa così si muove. Sì. E adesso non ti permesso. Ehi! Guarda, guarda, quello è una larva di coleottero. Una larva di coleottero. E come fai a saperlo? Perché sono un biologo. Guardala qui, eccola qua. Sto seguendo i suoi movimenti. Confermo a me del passato che è quello. Girino. Figa se c'è il melma. Eccolo lì. Una roba schifosissima. Sì. Poi uno versetto dentro anche la birra, sono tutti ubriachi marci. Hanno orge, suorge, giriniche. Ciao! Siamo arrivati qui. Allora, guarda, siamo guarda al confine tra Nova, cioè Paderno e Cusano. Consigliamo a entrambi i comuni di mettere dei marciapiedi sulla sì, strada. Perché sì, decisamente, è un po' complicato andare sui binari. Abbiamo attraversato le giungle. Così. Lo consigliamo ancora. Sì, perché non ci hanno ascoltato, ma d'altronde il video non l'abbiamo ancora caricato. Quindi. Fai vedere anche davanti cosa ci aspetta, una vita senza marciapiedi. Sì. Tutta la vita senza marciapiedi di un ciclista. E siamo qui. Ok. Speriamo di arrivare almeno a metà del percorso. Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Abbiamo le dog tag. Che ci portano. Una ventina di minuti siamo a Cusano. Penso che faremo un pit stop a Cusano. Sì. Vediamo. Dobbiamo attraversare perché non ci rimane scelta. Vai tu prima, eh. Ok. Vai. Pronto, eh? Pronto? Gesù, stai attento. No, non ci credo. Ok, siamo arrivati alle porte di Cusano Milanino. Mi chiude a pezzi. Cominciamo a sentirlo. Sì, sì. Siamo, abbiamo fatto 12 chilometri. Pensavamo peggio, ma esatto, speravamo sì, meglio. È vero. Era una gran voglia di togliermi queste scarpe e buttarle nel fango. Voi direte che non è stata proprio una mossa intelligente dare con delle scarpe nuove. Cioè, tu mi daranno. L'unica cosa che ti serve sono i piedi. E tu hai maltrattato l'unica cosa che ti serviva. Ah, le scarpe rosse. E niente, adesso. Forse dopo ci prendiamo un pasticcino. Uno solo, però. E basta. La prossima sosta dove sarà? Non ci sarà. No, lo sappiamo. Quando svegliamo probabilmente facciamo sosta dove cadiamo, ci fermiamo. E basta. E niente. Questo è chiudo. Dobbiamo improvvisare, amici. Ciao! In HD? Certo. Ottimo allora. Al cama. Che cinesata, figa. Pasticcino. Ecco il pasticcino. Pasticcino time. Abbiamo promesso. Madonna che buono. Merito. Una cosa. Andate alla pasticceria Alessandrina Cusano Milanino. Esatto. E poi c'è una barca. Soprattutto. Non si sa perché. Probabilmente c'era il mare qua prima. D'accordo. Vabbè, salutiamo perché stiamo perché mangiando. Ciao. Che puttana. Allora. Mi mangio il parcheggio di casa. Ciao amici. Ciao a tutti. Li ho persi. Allora, caspita. Abbiamo fatto 12 km e 6 11 no, 16.000, 17.800 passi. Lui ce l'ha scritto sul suo LinkedIn. Sul mio smartwatch e abbiamo consumato la bellezza di 926 kcal. Mm-hmm. Infatti siamo ben lieti, orgogliosi di annunciare che abbiamo superato la soglia delle crocchette di pollo da 20 del McDonald's
Infatti dovete sapere che hanno una quantità di chilocalorie pari a circa 850 e qualcosa. E quindi, insomma, dopo ci sbafferemo 20 crocchette di pollo. Sono proprio in giro così, che roba. Siamo nel parco di Cusano, che è trafficatissimo. Ah, sì. Quello là è un cimitero, tra l'altro. Un cimitero. Beh. Cazzo, è andato via il sole. Vabbè, niente. Volevamo sponsorizzare i nostri occhiali da sole, ma è andato via il sole, quindi ora li toglieremo. Sì. Mi spiace. E non potrete gustarci ancora con questi occhiali. Buttosi. Vabbè, prossimo pit stop, non lo so perché li stiamo improvvisando abbastanza. Sì. Ciao. Banana, che la taglia a metà. In un modo complessissimo, tra l'altro. Non si vede. Comunque. Non si vede il cartello, ma siamo appresso. Siamo arrivati appresso. Uff! È uscito il sole di nuovo. E comincia a sentirsi. E quindi abbiamo anche occhiali di qui in primo piano. Guardate, quelli lì. Il prossimo pit stop sarà Milano a questo punto. Il cartello Milano, dai. Quindi ormai è fatta. Andiamo lì. A Bresso, ho detto ormai è fatta. Siamo arrivati finalmente alla fine di Bresso. Guardate un po'. Quindi stiamo per entrare a Milano. Siamo completamente distrutti, cazzo. Si sente i chilometri che cominciano a sentirsi. A piedi, malissimo. Però il cartello Milano non c'è ancora stato, esatto. Ma a breve dovrebbe esserci. E poi è fatta finalmente. Ma non abbiamo fame. Non abbiamo fame. Incredibilmente non abbiamo fame. Abbiamo preso il cheese al Mac e basta. Io non ho fame. Questo, ragazzi, vi assicuro che è impossibile. E basta. Se può farcela lui, potete farcela anche voi. Faccia seria. Siamo a Milano. Arrivati. Avevo anche beccato un fiume. Eccolo qui. Bello. Simpatico. Putrido. Però è fatto. Dobbiamo arrivare a Duomo, valutiamo. Magari prendiamo il tram. A Milano ci siamo arrivati, dai. Stavo procedendo. Siamo pezzi, abbiamo già fatto il stop. Che stile. No, abbiamo neanche fatto 50 metri da prima. E lui sta bevendo. Ragazzi, siamo profondamente fuori forma. Non c'è altro da dire. Comunque comincio a vedermi fa. Ma non l'avrei mai detto. Ho fame. Hai intenzione di fare un tramezzino super D? Super D? Un cazzo di tramezzino. Boh, non lo so, io ho solo problemi a questi cazzo di piedi e basta. Se prendi le scarpe rosso fosforescente avrai sempre dei problemi ai piedi, o fisici o estetici. La cosa che più mi fa incazzare è che qui ci sono delle bici. Guarda, le potremmo rubare tranquillamente. Beh, io il coltellino ce l'ho. Se non le rubiamo gli tagliamo le gomme. Che vada. Esatto. Madonna, Chris, che cazzo abbiamo fatto? Eravamo sereni stamattina. Capito? Sì. E adesso dove siamo? Milano, un gran Milano. Niguarda, bitches. Siamo arrivati a Niguarda. Qua su andano, perché siamo già a Milano, quindi la gente è nervosa. Sì. E riguardate, mi guarda. Che bello. Ok. E... comunque un'oretta dovremmo farcela. No, l'ho detto veramente. No, io. No. Guarda, tornerei indietro nel tempo, mi darei un ceffone. D'altronde l'esterno di posto un pieno le fossi. Più o meno. Speriamo. Speriamo. Dai. Okay. Stiamo facendo una salita, sì. Quindi la ultima si spera, la ultima. Siamo nel ponte che porta alla stazione di Garibaldi. Esatto. Guardate. I binari. C'è un punto in cui io mi appoggio sul Teo ogni tanto, no? Perché già lì ero completamente... Sì, però lo fa conoscere. Morendo. Un maestro di queste cose, cioè... Dovrebbero mancare circa 2 km e mezzo, sì. Dai. Sì. Per il Duomo
E la cosa più importante che dobbiamo fare è non fermarci. Mi sembrerà strano. Dimmi perché. Perché siete fottuti, non ripartite. La fisiologia umana è chiara. Se ti fermi non riparti. Quindi adesso abbiamo appena cominciato a ingranare in salita, tra l'altro. Quindi salita. Eviteremo altre soste fino a Duomo. Vabbè, godetevi un po' il panorama milanese. Che si può dire panorama? Abbiamo smesso di usare il navigatore, quindi siamo abbastanza vicini perché la zona è bella. Esatto, la periferia faceva schifo. Ma però... stiamo zoppicando comunque. Vediamo, vediamo. Al prossimo aggiornamento speriamo di inquadrare alle nostre spalle il Duomo di Milano. Ciao! Ah, ma bendato era! Era bendato! Non lo ricordavo! Ma è Kai Gas, questo qua, è uguale! Pelato, pelato, ciccione, così! Che bendato è notevole la performance! Sempre che sia bendato per davvero! Tira qua, è trasparente! Questo spacca! Non fa niente, non vedi? Non si vede! Ah, qua forse provavo il laser. Avevo scoperto che la telecamera. Quando poi hai... Non so perché aveva il laser, non l'ho mai capito ancora adesso perché ha il laser. Incredibilmente siamo arrivati alla scala. E quindi praticamente è un casino. È un casino. Potremmo farlo tutto in diretta, l'arrivo al Duomo. Sì. Sì, anch'io. Vai. Ok. Ce la possiamo fare. Siamo in Piazza della Scala. Allora, c'è Corso Vittorio Emanuele lì in fondo. Stiamo andando. Ah cazzo, c'è il laser acceso. No. Mi sto puntando il laser in faccia. Ti prego. Dobbiamo stoppare un attimo. Che male, sono azzeccato. Infatti ho perso due dioptrie dopo quel giorno. Tu? Sì, dicevamo. Eccoci qua. Stiamo andando finalmente in Vittorio Emanuele. Esatto. Siamo a pezzi. Hanno abbassato la rete per i piccioni. Dove? Qua. Prima era più alta, adesso non abbassata. È vero. Mondo come se piccione. I piccioni non volassero ora su terra. Però vabbè. Scusate se non occhio la videocamera. Tanto sposto veloce, ma se no colpisco la gente. Siamo in Vittorio Emanuele. Siamo contenti. Ogni dolore è scomparso. Deve costare tipo 60.000 euro una pizza, però. E persino i cinesi ci stanno guardando con i figli. Sì. E gli fanno, ci fanno un baffo. Vero. Ma cos'è sta roba? Non ne ho proprio idea. Quanta cazzo di gente. E però lo spirito è forte, ma proprio la debole qua, lo si vede. È incredibile che tutti guardino nello schermo della mia videocamera per vedere cosa si sarà mai inquadrato, se non noi due. Sembra di essere per la prima volta al Duomo. Sì. Però è come se fosse la prima volta. Oh. Eccolo! Vedo il Duomo. Oh! Un sollievo. Siamo arrivati in Duomo. Io mi ricordo che questo pezzo qua appoggiato. Mi ricordo che questo pezzo qua già alla fine della galleria al toccarlo era un po' come quei quando ti scappa la cacca, il tuo corpo sente che sei vicino a casa e la fatica di tenerla aumenta del quadruplo, una cosa del genere. Non l'hai mai vissuta questa cosa? Certo. Ho fatto fatica a rigodermo, a rigodermo. Non è spanto, se no sai. Sono tutto sudato. Questo qua è il tè, io lo sto buttando fuori tutto. Ah, vabbè. Non sono un'altra storia. Siamo arrivati in Duomo. Mamma mia. Allora io direi, allora, sospendiamo, ci vediamo su di sopra. Ecco. Ciao!
Allora, non ci ha fatto entrare su perché è già chiuso adesso, vero? E quindi alle 6 per tutti chiude alle 18 la salita delle terrazze. Sappiatelo, se no la prendete nel culo come noi. Però siamo arrivati. Possiamo dire di abbiamo vinto. Qui. Abbiamo vinto. Ci abbiamo messo il doppio del tempo consigliato da Google Maps. Sappiatelo, se no la prendete nel culo come noi. È stato bello, è stato emozionante. Abbiamo visto un sacco di cose, di gente. Sì, anche un sacco di binari. Binari. Pochi marciapiedi, io ho visto. E niente. Niente, dai, facciamo una panoramica del Duomo. Una? Panoramica del Duomo. Vabbè, facciamo così. È complessissimo, è fatta. Eccolo qua. Andiamo? Ok, quindi facciamo un saluto. Vedremo al prossimo video. Quindi dai. Va bene. Ciao. Ciao. Ci sei? Vado. Si vede lo schermo? Sì. Mamma, va. Oddio. Ho saltato. Pronto? Ari? Ari? Ah, Marco! Ciao! Passami la mamma! Ah, Marco, cioè, lo sta chiamando con il cellulare che potrà mai essere la mamma. Ari? 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 Passami la mamma! Passami la mamma! Ari! Dillo a lei. Ari! A questo punto. Ari! Figa, non si sente. Ari! 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 Uno può raggiungere il tuo piedi, avere successo e poi fallire in questo modo. Ari! Figa, ma perché non mi sento? Cosa fa? Ari! È al telefono! È un casino! Mettiamo un'affantura! Non si può fare neanche un video del cinema. Allora, avevamo intenzione di fare una chiamata, ma... Ma la mia famiglia non è stata collaborativa. Io non l'ho detto a nessuno se non alla mia ragazza. Il panorama. Tra l'altro, qua dopo l'avevo raccontata a mia nonna questa cosa, mia nonna, sì, e lei mi aveva detto queste parole. E allora? Allora ho detto, nonna, sono andato in piazza Duomo Pigli a Seregno, no? E allora? Ma perché lei l'aveva fatto quando avevano ucciso il Duce? Tra l'altro è partito da karate, che ancora più lontano. Mi ha ammazzato. Sto riprovando. Vai. Vogliamo riprovare. Beh, vediamo se è finito. Ari, mi senti? Perché non mi senti? Non senti? Niente? Sì. Milano. Eh? Milano. A piedi? A piedi? Perché mia sorella le ha queste cose. Ho messo giù io. Che delusione. Non mi ha dato soddisfazione, mia sorella. Dai, basta. Torniamo? Sì, mi sa che la chiudiamo qui, definitivamente, vero? Sì. Fai un commento, boh, vai. Bello, lo rifarei. Basta. Non lo consiglio. Questo video lo vedete tra 2 mesi, allora che lo montiamo. No. No, Dio, non succede. Siamo nel, scusami, anno? 2021. E l'abbiamo registrato nel... 2008 forse. Ah! E quindi giusto 2-3 mesi.
Facciamo un bel commento. Guarda, è bello rivedersi sbarbati. Cioè, guardate adesso come siamo cambiati. Però è anche bello vedere che di testa siamo rimasti. Lavoriamo, siamo, tra virgolette, degli adulti adesso. In teoria. Sì. Però... stessi commenti ho fatto dal vivo, cioè non sono maturato di un centesimo. Dovevamo fare anche la camminata a Como. Mi pare che fossero una trentina di chilometri. Ci abbiamo pensato per circa un anno. Sì, e poi? E sono passati gli altri 10 anni. Siamo nel 2021. E c'è stata di mezzo la pandemia. Diamo la colpa... ci ha fatto perdere... a questa cosa... Le arance, siamo arrivati al tema. È una cosa, che ci segue da tanti anni. Sì. Beh, è partita, mi pare, un giorno al Verona, una caffetteria. C'entrava un'arancia. Sì. Quando volevamo scrivere un film, forse. Sì. Ovviamente ho fatto la storia di un'arancia. Cioè la protagonista del film era fermi tutti, copyright Cristian e Matteo. Se lo volete, scrivetelo nei commenti. Noi lo vendiamo. E la protagonista era l'arancia. Un'arancia. Un'arancia. Qualsiasi, perché noi non facevamo preferenze o... Questa arancia, no, che vede scorrere di fronte a lei un sacco di guerre. Tipo, mi pare che partisse il film da Panama. Sì, continuava a cambiare scenario. Raccolta, poi cadeva. Poi raccolta in un camion che attraversava una guerriglia urbana. Sì, sì, questa arancia qua vedeva il mondo. Cioè, il mondo visto dagli occhi di un'arancia. Adesso so che siete... E questa arancia viveva qualsiasi esperienza, forse ancora adesso, ogni volta che vediamo un'arancia si crea nella nostra mente uno spezzo nuovo del film. Abbiamo dei flash di questa arancia in Vietnam, a Panama, così, in tutte le guerre di ogni epoca. Viaggia per il mondo, per pura casualità, lei prova tutto quello che è la sfera dell'umanità, la vita, la morte, l'amore, l'odio, la guerra, la pace, il buio, la luce... Vede tutto. Il significato puro e crudo anche della vita, no? La prospettiva del telespettatore è quella che conta per noi, no? Il film che apparentemente non ha significato alcuno, eppure... Forse anche... raggiunge una complessità e una sfera emotiva tale da rispecchiare l'intero genere umano. E... il buio e l'odio, la guerra, l'odio, il buio e l'odio, la guerra, l'odio, il buio e l'odio, la guerra, l'odio, il buio e l'odio, la guerra, l'odio. Il rasoio, il tema è una fissa per i rasoi. Sì, non so perché. Allora, è una cosa che uno ha sempre con sé. Io uso le tracolle di solito. Quel giorno ne avevo la tracolla, l'ho tirato fuori e l'ho messo nella tasca del giubbino. Poi ne avevo tanti a seconda delle cose che uso, cioè magari ne ho uno nel giubbino, uno nella tracolla, uno nei jeans. Non so perché. Adesso vado in giro col coltellino svizzero, sono un po' più maturato. E lui adesso ha un rasoio, no, di quelli più classici, no, con la lametta, no, che proprio cioè, un uomo di classe. In questa cosa... Però il rasoio, secondo me, una persona dovrebbe sempre averlo dietro un rasoio, perché non sai mai quando devi raderti. Ma che non hai bisogno di giustificarti. Io un po' mi sento che dovrei giustificare, perché mi rendo conto che potrebbe essere malinterpretata la cosa. Tante volte mi è servito, ma anche una cosa stupida, ad esempio una volta ero in un negozio, stavo cercando di grattare via del silicone dal vetro e ho estratto il mio rasoio con un sol colpo, io l'ho tirato via, ho cambiato la giornata con le persone, così come adesso che uso il coltellino svizzero, e tante volte lo uso a fin di bene anche proprio per gli altri, sono un benefattore. Però è stata una delle giornate più belle della mia vita, devo dirlo. Anche per me, insomma. Il vecchio Chris. Si rimane sempre del Teo Buddha team. Ho perso quegli occhiali lì, cacchio. Gli occhiali buddosi. Sì, non mi è ancora chiaro se me li hanno rubati o li ho persi. Perché non so. Ma se ti conosco bene... Mi hanno rubati. È stato bello perché questi video qua, da quando li abbiamo registrati ad oggi, non li avevo mai rivisti io. Cioè, li ho solo salvati, che tra l'altro, visto che c'è questa leggenda che io perdo le cose, li avevo persi anche di video.
che ci ho messo un sacco di farli, che lui continuava a dirmi mandami video. E niente, allora io direi di chiuderla allo stesso modo di come l'abbiamo incominciata, perché non è... non siamo più espressivi, ragazzi. Fateci sapere se siamo migliorati o peggiorati. Secondo me siamo migliorati. Invecchiamo bene. Quindi niente, un salutone a tutti e il nostro famosissimo ormai ciao. Allora, partiamo in questo modo. Cazzo, ma non c'era scritta pro mentre registri? Un disastro. No, devi stare in mezzo al... Sì, vabbè, poi alla fine sembra perfetto, figa. Che pensano? Cominci tu, comincio io. Ma facciamo un passo indietro. Tutto è cominciato una sera, vero? Una sera di tanto tempo fa. Cazzo è? Troppo solenni. È che è difficilissimo, cazzo. Difficilissimo. E infatti prima è stato spontaneo. Sì, stai pensando. Sto sudando tantissimo, non capisco perché. È una stanza effettivamente... No, è che cazzo... È qualche brutto il che mi fa questo effetto qua del cacchio. Però ci casco tutte le volte. Cioè, con la registrazione sta cagata. Allora mettiti in posa, cazzo. Gracchiante. Ma non ti cambi la maglietta? Ah, oh, cazzo. Che alla fine di Seregno. Vabbè. Non vi sveleremo tutti i dettagli perché non si sa mai un giorno se potrebbe uscire una cosa di questo genere. Esatto, poi per problemi firma di copyright e plagio perché è già tutto registrato. Non finisce qui. Teo? Dov'è? Bugo? Luna, prova a dire Los Pasajeros. Ma sì, tesoro, l'hai detto fino adesso. Ma sei bravissima. Sì, Los Pasajeros. Ma sei bravissima. Luna, non perdere la concentrazione. Devi dire. Oh, brava, con questa energia. Los Pasajeros. Los Pasajeros. Los Pasajeros. Luna, non uccidere il cane. Ascoltami. Luna, fontantinello caldo qua sotto.